Un po' di rammarico ce lo lascio perché vediamo anche nella situazione in cui siamo, dobbiamo cercare di cogliere ogni opportunità che ci capita e quindi io la vedo un po' come un'occasione persa per vincere, perché a noi servono tantissimi punti, però dobbiamo guardare in faccia la realtà che incontravamo una squadra molto forte, una squadra ben allenata, una squadra importante, che occupa una posizione di classifica importantissima, per cui insomma vediamo anche il lato positivo e terzo risultato utile consecutivo. È chiaro che se vogliamo tirarci fuori non lo dobbiamo volere subito perché è impossibile, però magari dobbiamo cercare di vincere già iniziando dalla partita di mercoledì a Torre del Pregresso. Magari non è giusto che io parli, però il cammino della Cavese dice questo, generalmente, preso dall'inizio fino ad oggi. Io credo che ora parlare di fattore casalingo con questo problema che stiamo vivendo, con questi stadi chiusi, credo che il fattore casalingo sì, ci sia un pochino, perché faccio un esempio, magari il Teramo su un campo così bello, veramente faccio i complimenti, per uno stadio bellissimo. Un campo anche molto veloce perché oggi l'umidità rendeva la palla velocissima. Magari era più abituato a giocare su un terreno del genere rispetto a noi, quindi magari lì ci potrebbe essere il fattore casalingo, ecco, in questa cosa qua, se no senza pubblico noi come Cavese possiamo contare su un pubblico caldissimo, per cui quelle 7 sconfitte consecutive iniziali casalinghe credo siano anche figlie così, ne ho fatta una di quelle 7, credo che siano figlie anche della mancanza di pubblico, credo io, poi non vedo altri motivi perché non è che in casa si prepara la partita in un modo e fuori casa in un altro. Ora con i 3 punti bisogna sempre giocare per vincere, perché diciamo che il punto sono 2/3 sconfitta.